Il presidente della regione ha effettuato un sopralluogo nei territori devastati dagli incendi dei giorni scorsi. A bordo di un elicottero della Polizia di Stato, il governatore ha sorvolato le aree delle Madonie e nei Nebrodi, interessate dai roghi, per rendersi conto direttamente dei danni causati dalle fiamme. Una stima completa di tutti i costi relativi agli interventi improcrastinabili per il ripristino delle condizioni di sicurezza, il ritorno alla normalità e la riduzione del rischio è ancora in corso e si attendono da parte delle varie amministrazioni interessate valutazioni più complete sui costi dei primi interventi e sui danni alle infrastrutture. Musumeci ha assicurato l'intervento del governo regionale con provvedimenti di sostegno e di ristoro. Nei giorni scorsi era stato già dichiarato lo stato di crisi e di emergenza e nelle prossime ore sarà deliberata la richiesta dello stato di emergenza nazionale. Ho voluto incontrare i sindaci dei comuni i cui territori sono stati devastati dagli incendi. Qui siamo sulle Madonie, assieme ai Nebrodi, fra le zone maggiormente colpite. Abbiamo assicurato l'intervento del governo regionale con provvedimenti di sostegno, provvedimenti di ristoro. Abbiamo già dichiarato lo stato di emergenza. Domani deliberiamo per lo stato di emergenza nazionale. Speriamo che da Roma arrivino segnali positivi. Noi intanto stiamo approntando le risorse attraverso il nostro bilancio per poter far fronte alle prime spese necessarie affinché i nostri agricoltori possano riprendere pienamente la propria attività.